mettiamo un telefono multifunzione intercomunicante Sitel LX700, ecco, stesso qui sullo scatolo. All'interno dello scatolo vi viene data, ecco, la cornetta che in pratica è possibile anche sganciare, ecco, vi faccio vedere, ecco qui la cornetta, dove sopra c'è anche il marchio dell'intercomunicazione, perché effettivamente è una funzione che pochi telefoni hanno. Un'estremità, ecco, del plug per la cornetta viene collegata dentro la cornetta, l'altro invece, ecco, viene collegato sotto questa, ecco, su questo plug qui. Parliamo di plug RG11 a 4 poli. Abbiamo delle chiavi dotazioni, eccole qui. Queste chiavi servono praticamente per il bloccaggio delle chiamate in entrata, il bloccaggio delle chiamate in uscita e il bloccaggio di entrambi, ecco, chiamate in entrata e chiamate in uscita, ecco qui. Grazie a questo piccolo, grazie a questo piccolo attacco, che è uguale a quello delle chiavi, se impostiamo ecco l'aggancio sul verde, abbiamo la possibilità di andare a chiamare e a ricevere. Se invece lo impostiamo sul giallo, lo blocchiamo soltanto da un punto di vista di chiamate in entrata, mentre invece se lo blocchiamo sul rosso andiamo a bloccare le chiamate in uscita. Quindi, ecco, mettiamo caso il telefono si trova sul luogo di lavoro e non volete che qualcuno, ecco, vada a comporre le telefonate, basta che andate a mettere il blocco del telefono e siete sicuri che nessuno vi toccherà il telefono. In dotazione vi viene dato anche un cavetto lungo circa 2 metri, per sempre di plug RG11, però questa volta a doppio polo, perché in pratica la corrente che viene data dalle prese di telefoniche è a doppio polo, viene collegata sulla chiamata EXT, praticamente, ecco, che vi lascia intendere che è la linea esterna che sta andando praticamente, ecco, a collegarsi col telefono. Vi basta metterlo all'interno e questo qui vi basta collegarlo alla presa telefonica che avete al muro. Su quest'altro plug invece, dove c'è scritto Line, è possibile collegare tutti i telefoni per quanto riguarda l'intercomunicazione. Mettiamo caso che il telefono, magari, ecco, questo qui è usato da una segreteria, da una segretaria, ecco, la segretaria deve smistare le telefonate. Una volta risposto al telefono basta premere, ecco, se è stato registrato il telefono intercomunicante sul numero 2 oppure sul numero 3, poi dipende, ecco, dai telefoni che avete agganciati su questo che funge da centralino, vi basta premere il numero 2, riagganciare il telefono e squilla il telefono, ecco, dall'altra parte, magari, ecco, nell'altra stanza. Ha un display molto grande, ecco, il display è molto grande ed è retroilluminato da un LED blu, ecco, tutto intorno. Ha una funzione intercomunicante e trasferimento di chiamate, ecco, riuscite sia a intercomunicare con questo telefono e sia a trasferire le chiamate che in pratica vi arrivano. Avete la possibilità di chiamare automaticamente 32 volte un numero trovato occupato. Avete la possibilità di memorizzare, avete due memorie con richiamo ad un solo tasto, 10 memorie con richiamo a doppio tasto. Avete la funzione di selezione a impulsi oppure a toni. Avete 16 toni di suoneria diversi, 3 toni di attesa musicale. Ecco, praticamente l'attesa musicale è quella che mettete magari quando sono al telefono con un cliente, avete bisogno di mettere l'attesa musicale, avete 3 toni diversi. Avete il volume della suoneria, che è regolabile da tastiera, ecco, praticamente da questa tastiera qui è possibile andare a regolare il volume della suoneria. Avete la possibilità di avere l'identificazione di chiamata, cioè in pratica andate a identificare il numero di chi vi sta chiamando. Questo ovviamente è un servizio che vi viene dato se lo attivate col vostro gestore telefonico. Supponiamo che avete Telecom come gestore telefonico, se avete attivo sul vostro contratto, sul vostro numero, il servizio chi è possibile andare a vedere il numero. Se non lo avete attivo dalla Telecom oppure dal vostro gestore telefonico, qualsiasi esso sia, il numero che vi sta chiamando non lo andrete mai a visualizzare. Memorizza fino a 99 chiamate in arrivo e 18 chiamate effettuate, cioè in pratica le chiamate in arrivo vengono memorizzate all'interno del telefono fino ad un massimo di 99 e va a memorizzare fino a 18 chiamate effettuate. Ha la funzione di non disturbare, grazie al tasto mute avete la possibilità di non farlo squillare proprio il telefono, ecco, si illumina soltanto uno dei due LED che si è posto qui sopra, ecco, viene illuminato soltanto il LED e si accende il display, ecco, con il LED blu retroilluminato, e quindi, ecco, vi accorgete che magari sta entrando, è in entrata una telefonata.
senza far squillare il telefono. Per una chiamata importante può essere disattivato la funzione non disturbare digitando il codice segreto. Il codice segreto poi, ecco, l'andrete a disturbare, l'andrete a impostare lui, ecco, non è impostato assolutamente, vi basta, ecco, impostare il codice segreto del telefono. Avete la possibilità praticamente di andare a mettere l'ora e la data su questo display, quindi ecco, potrebbe funzionarvi anche da orologio oppure da calendario, e avete anche addirittura la funzione di mettere la sveglia. Ecco, c'è anche una funzione di sveglia sul cellulare, ha il kit viva voce, porta una calcolatrice all'interno del display, ecco, porta proprio una calcolatrice, la funzione calcolatrice, ha la possibilità di andare a ripetere l'ultimo numero se si è selezionato premendo semplicemente il tasto RP. Basta che premete il tasto RP, questo qui praticamente che sarebbe Repia, e vi va a comporre l'ultimo numero che avete fatto, senza che in pratica, ecco, dovete comporre tutto il numero per intero. E poi avete la possibilità anche di andare a bloccare la tastiera. Vi dicevo prima, con queste chiavi in pratica che avete a disposizione, andate a bloccare la tastiera così non è possibile effettuare le chiamate di uscita. Detto questo, ecco, la cosa importantissima proprio di questo, cioè di questo telefono, è che in pratica, staccando questo plug sul posto, ecco, praticamente, ecco, proprio nella prossimità del tastino, e girandolo al contrario e inserendolo nuovamente all'interno, abbiamo la possibilità di andare a collegare il telefono ad un muro. In questo modo togliamo questa parte qui, andiamo a togliere questa parte, e ecco, vediamo che c'è un occhiello. Se abbiamo magari qualche chiodo, magari qualcosa appeso al muro, qualcosa attaccato al muro per poterlo appendere, possiamo appendere il telefono in questo modo e tenere la cornetta agganciata senza avere paura che possa cadere. Ecco, in questo modo, perché proprio quell'oggetto che voi avete visto, in pratica, che io ho attaccato, ecco, in questo caso viene tolto così, proprio questo oggetto qui in pratica va a finire in questa insenatura della cornetta e ve lo va a bloccare. Quindi, ecco, non dovete più avere la paura che collegandolo al muro possa cadere il telefono, perché effettivamente non cade. Bene, io con questo ho concluso il video, ringrazio tutti per avermi preso ascolto e vi do appuntamento alla prossima. We'll be right back.